Siamo in compagnia di Carlo Amente, Istituto Bruno Leoni. Grazie mille per essere con noi e buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Senta, proprio nella pausa pubblicitaria stavamo parlando con lei che ci sarà anche un nuovo documento dell'economia e finanza, un nuovo DEF con naturalmente scostamento di bilancio tra 30 e 40 miliardi di euro. Quanto si può andare ancora con questo debito pubblico? La spaventa, questo numero è recuperabile e possiamo dire meno male che non c'è l'austerity adesso. Beh, guardi, a me spaventa molto perché la capacità di ripagare questo debito grava fondamentalmente sulle generazioni future in un paese nel quale la demografia ci racconta di un paese appunto che diventa vecchio senza nuovi giovani, la possibilità di riuscire a ripagare questo debito mi sembra molto, molto remota. In realtà non c'è dubbio che, l'abbiamo detto dall'inizio di questa pandemia, non è certamente questo il momento di preoccuparsi troppo del debito perché purtroppo i fatti dicono che c'è necessità di spendere, però si deve spendere bene, cioè questi scostamenti che arrivano fondamentalmente per ristorare le imprese e le attività che sono chiuse devono essere dati con velocità. In questo senso l'ultima tornata del DL Ristori mi sembra sia stata ben più veloce di quello che era successo prima, però secondo me anche con un criterio diverso. Oggi l'Ufficio parlamentare di bilancio ha richiamato proprio sulla necessità che più che calcolarsi sul fatturato perso, dovrebbe cominciare a ragionarsi sul margine operativo lordo. Non c'è dubbio quindi sulla differenza tra ricavi e costi. Non c'è dubbio che spesso si fa il pane con la farina che si ha e quindi diciamo siccome i dati del fatturato sono quelli che arrivano come flusso tramite le dichiarazioni IVA all'Agenzia delle Entrate, sono quelli più veloci certamente da controllare. Oggi la velocità è importante. Quindi diciamo il debito in questo momento è certamente necessario. Però mi sembra che tra il debito che stiamo facendo e quello che arriverà dal PNRR, il rischio è che veramente sia troppo. No, assolutamente sì, poi lei ha detto una frase piuttosto importante, cioè è importante che sia speso bene e quindi qua le chiedo naturalmente una valutazione, sinora se bisogna anche, torniamo qualche passo indietro e c'è anche col governo Conte 1 e 2, ma soprattutto 2 perché, come dire, ci racchiude in questo momento di pandemia. Sono stati spesi bene questi soldi naturalmente presi in debito? No, finora no, io non penso appunto che ci sono alcuni casi clamorosi e non dimentichiamo, diciamo, la vicenda dei banchi a rotelle, non dimentichiamo la spesa per le mascherine, per mettere in piedi un sistema produttivo autarchico come durante il fascismo, rispetto al quale francamente non si vedeva la necessità. Si tratta comunque di produzioni a bassissimo valore aggiunto, per le quali in un momento di pressione della domanda era chiaro che ci fosse una carenza, ma che poi è stato abbondantemente recuperato. Oggi mi sembra che ci si stia concentrando maggiormente proprio sui veri e propri ristori. È rimasta in piedi, e questo secondo me è stata la parte che probabilmente ha funzionato di più, tutta la parte della cassa integrazione. Devo dire che il reddito di cittadinanza, nella sua diciamo connotazione di basic income universale, ha funzionato, nel senso che è arrivato. Proprio quando è arrivata la pandemia, tutto sommato, quelle somme era costruito male, gli mancava tutta la parte, diciamo, poi, di proposizione e di possibilità di tornare a lavorare, però è stato certamente un aiuto. Quello che, diciamo, non è servito e secondo me continua a essere molto nocivo è il blocco dei licenziamenti, perché ingessa troppo un'economia che ha bisogno comunque di cominciare a riorganizzarsi, perché se c'è una cosa che abbiamo visto è che anche durante la pandemia l'economia trova il modo di dare segnali di vita, di riorganizzarsi. Più la si ingessa, meno le si dà la possibilità di crescere o comunque di sopravvivere. Assolutamente sì, poi comunque bisogna dire che dopo i dati macro che abbiamo visto oggi dagli Stati Uniti stiamo vedendo una ripresa molto più veloce rispetto a quella europea. Lei crede che questo sia dovuto un po' anche al fatto che negli Stati Uniti naturalmente è stata emessa una liquidità enorme sia col piano Trump che col piano Biden, invece in Europa a livello europeo proprio, non sto parlando dei singoli governi che naturalmente ciascuno ha fatto qualcosa, ma sto parlando a livello europeo, non è stato
stato fatto chissà quanto, perché ancora stiamo aspettando i recovery, di cui ne parleremo proprio con lei tra poco. Ma lei crede che questo fa parte, ecco, della motivazione per cui gli Stati Uniti si sta riprendendo velocemente e l'Europa anche, ma un po' più lentamente? Certamente l'entità degli aiuti e la velocità degli aiuti in un sistema che funziona in maniera diversa. È chiaro che l'Europa è più lenta perché, come lei giustamente ricordava, gli stati nazionali hanno un ruolo molto più importante rispetto alla politica fiscale. Non esiste di fatto una politica fiscale a livello di Unione Europea, uno dei famosi pilastri. Resta però, secondo me, un elemento fondamentale nei dati che lei citava poc'anzi, ed è quello del piano vaccinale, cioè la velocità con cui gli Stati Uniti sono tornati o stanno tornando a una parvenza di vita e un'attività di natura diversa, è certamente un elemento rilevante, così come torno sulla flessibilità di un sistema economico che ha saputo riadattarsi. I lavori persi in moltissime attività, quali il turismo o il retail a livello di negozi, sono stati spesso recuperati in settori diversi. Pensiamo alla logistica e per tutto quello che riguarda, per esempio, il domicilio e lo spostamento di beni e servizi. E questo è stato possibile perché è un'economia particolarmente flessibile, nella quale il governo federale è intervenuto per le persone che hanno perso il lavoro con velocità, seppure con qualche lamentela, perché anche lì ci sono stati, si leggevano sui giornali diverse diciamo, lamentele da parte delle persone, certamente più veloce dell'Unione Europea. Però chiaramente sono due sistemi diversi. Ecco, li compariamo perché abbiamo quest'idea in mente degli Stati Uniti d'Europa, ma siamo ben lontani da quella conformazione. Ecco, lei stava parlando della campagna vaccinale, questa è parola chiave. Noi non vogliamo parlare di vaccini e Covid, però è impossibile non farlo, perché proprio la campagna vaccinale è proprio la base della ripresa economica. Oggi ha parlato Speranza, lo abbiamo detto anche proprio pochi istanti fa nel TG News. Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia. Intanto Figliuolo ha confermato il target di 500.000 dosi vaccinati naturalmente entro fine mese. A sua avviso, vista come sta andando la campagna vaccinale sinora, c'è un leggero miglioramento. Noi non vogliamo essere soltanto negativi, però è possibile questo target, è raggiungibile o meno? Guardi, io sono convinto che, diciamo, il generale Figliuolo ne sappia certamente più di me. Il tema fondamentale resta quello, secondo me, dei problemi relativi ai vaccini di cui si dispone, perché purtroppo quello che è successo con AstraZeneca, che sta succedendo con Johnson & Johnson, a mio avviso rende più problematico il raggiungimento di alcuni target. Questo perché è chiaro che le persone, giustamente, di fronte ad alcune informazioni non riescono a fare altro che rinunciare. Io le parlo da una regione, la Sicilia, nella quale si parla di tassi di rinunce al vaccino AstraZeneca quasi del 70%. Esatto, e allora è chiaro che di fronte a fenomeni di questo tipo è difficile riuscire a mettere insieme un piano vaccinale. Non lo dimentichiamo, il piano vaccinale non è soltanto fatto di numeri, ma anche di categorie e di persone, perché un conto è arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno che stanno fra le categorie, gli over 50, che sono più a rischio per il Covid, e un conto è farlo di categorie che non sono quelle. E chiaramente l'impatto è diverso. Assolutamente, questo a causa anche alla errata comunicazione naturalmente da parte di AstraZeneca, ma ancora sin dall'inizio. Adesso si manifesta lo stesso problema con Johnson & Johnson, comunque vedremo naturalmente come andrà a finire, almeno negli Stati Uniti. Intanto vorrei parlare di un altro argomento altrettanto importante. Ieri è arrivato un allarme dall'OCSE per quanto riguarda le disuguaglianze. Naturalmente la crisi rischia di far calare ulteriormente i tassi di occupazione già bassi e di rafforzare le disuguaglianze, soprattutto per chi ha uno scarso livello di competenze e un basso livello di formazione continua. Lo scrive l'OCSE nella scheda sull'Italia del report Going for Growth 2021, Shaping a Vibrant Recovery. Senta, io ho visto tanti suoi interventi che però parlavano delle disuguaglianze tra il nord e il sud, ed è un tema altrettanto importante. Questo si tratta di disuguaglianze su una scala un po' più ampia. Lei crede che il governo, ma anche i mainstream media italiani, spesso parlano di quante vittime
ha causato Covid, che è giusto farlo, ma raramente si parla delle vittime della disoccupazione e delle vittime che ci saranno da ora in avanti, sia a causa del debito pubblico, ma sia appunto a causa di questa ulteriore disoccupazione causata dalle continue chiusure, delle continue lockdown, che naturalmente, diciamoci la verità, sono misure che sarebbe stato meglio implementarli di breve termine, ma non di 14-15 mesi. Il tema delle disuguaglianze è un tema che è chiaramente acuito dal lockdown. Guardi, senza andare neanche alle competenze, facciamo anche un riferimento alle persone che hanno competenze similari, ma vivono in mondi diversi. I lavoratori protetti, chi lavora per le pubbliche amministrazioni ed è ha mantenuto, ad esempio, il proprio stipendio, chi invece lavora nel privato e si è trovato in difficoltà. C'è una famosa favola di Bastiat, che è un economista liberista del passato, che racconta proprio ciò che si vede e ciò che non si vede. Noi oggi vediamo i morti ed è giusto che ci preoccupiamo dei morti per il Covid. Ciò che non vediamo e che ci pone la difficoltà di riuscire a mettere in piedi politiche che tengano conto di diversi problemi e di diversi rischi, sono proprio tutte le cose che lei sta dicendo. Tutta la competenza persa dagli studenti e in particolare quelli con maggiori difficoltà, perché molti studi già oggi ci dicono che gli studenti che hanno alle spalle famiglie abbienti o famiglie con competenze e anni di istruzione potranno recuperare velocemente le competenze perse, ma i soggetti che non hanno queste famiglie alle spalle acuiranno le loro difficoltà con un taglio del salario medio nel futuro stimato di quasi il 30%. E questo è chiaramente un danno che noi oggi stiamo sottovalutando perché abbiamo davanti agli occhi i morti e quindi stiamo fermi su questo. Io credo che questo sia un atteggiamento sbagliato, lo abbiamo detto più volte con gli amici dell'Istituto Bruno Leoni, non perché non abbiamo a cuore la salute delle persone, ma perché restiamo convinti proprio che ciò che si vede, ciò che non si vede, vadano contemperati. Il diritto alla salute va contemperato con tanti altri diritti e quei diritti che vengono negati oggi purtroppo avranno conseguenze non recuperabili in futuro che faranno altrettanti danni. No, assolutamente sì. Intanto vorrei toccare un ultimissimo argomento, prima naturalmente di andare in pausa pubblicitaria, che è il Recovery Fund, che dovrebbe appunto aiutare queste persone che hanno perso il lavoro. Poi, tra l'altro, abbiamo visto col programma SURE che ha assicurato il pagamento di cassa integrazione, poi non sempre è stato tempestivo, però lasciamo questo per un'altra volta. Intanto le volevo chiedere se lei crede che, insomma, Draghi è una persona estremamente competente e su questo non c'è alcun dubbio, ma crede che potrebbe esserci un piano, un PNRR dignitoso presentato alla Commissione europea entro i tempi di scadenza, cioè credo fino aprile. Guardi, ce lo dobbiamo augurare perché se c'è un motivo per cui Draghi è stato chiamato a fare il Presidente del Consiglio, uno era il piano vaccinale, l'altro è il Recovery Fund. Quindi se dopo questo tempo non sono in grado di presentare un piano che assicuri non soltanto il successo in termini di fondi acquisiti, ma anche la possibilità di spendere quel denaro in maniera produttiva, e allora veramente sarà l'ennesima occasione sprecata per il Paese. Anche perché io continuo a pensare che questi soldi del PNRR potrebbero diventare una maledizione più che una benedizione per il paese. No, però il punto è che se ci fosse un ritardo, che cosa accade? Ma guardi, io escluderei che ci possa essere un ritardo. C'è un problema serio in termini di acconto, perché è già stato detto che appunto sarà dato un acconto alla presentazione, però le risorse, ricordiamoci sempre che l'Europa per dare questi soldi dovrà indebitarsi sul mercato e a quanto pare tra le somme che sono previste, quindi in emissione per raccogliere questo denaro e gli acconti, sembra che ci possa essere qualche problema di scostamento e quindi chi prima arriva potrebbe essere prima servito e quindi da questo punto di vista bisogna augurarsi non solo che arrivi, ma che arrivi presto, perché potremmo anche rischiare di superare il termine di luglio per avere già i primi acconti di queste somme. Quindi io immagino non solo che arriverà in tempo e che sarà un piano certamente convincente.
Oltretutto, guardi, lei poco fa citava il rapporto dell'Ocse di cui si parlava oggi, e lì sono richiamate proprio quelle riforme che costantemente vengono richiamate come necessità per l'Italia, ma che proprio nel PNRR sono considerate un accompagnamento fondamentale: pubblica amministrazione, giustizia e riforma del fisco. Assolutamente sì, pubblica amministrazione, soprattutto che tra l'altro mi sa che già c'è stato un piccolo cambiamento a livello di pubblica amministrazione. Io la ringrazio, grazie mille a Carlo Amenti, Grazie, Istituto buona Bruno Leoni, serata. grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima. Grazie molte, buon lavoro, grazie.